Buon pomeriggio, no dov'è cosa? Ciao! Siamo ritornati in diretta, oggi facciamo questi, sapete che cosa sono? Indovinate cosa sono? È dolce cosentino, tipico per eccellenza. Io ho usato miele di api, però ovviamente la ricetta classica prevede miele di fichi, io non ce l'avevo e mi sono dovuto adattare. Ecco, oggi prepareremo questo. In diretta, mi raccomando, condividete e commentate insieme a me, condividete tutti quanti la diretta con i vostri amici, scambiamoci anche i consigli perché sicuramente la mia ricetta non sarà quella che fate anche voi, però scambiamoci dei consigli e datemi soprattutto dei suggerimenti perché questa è la seconda volta che li faccio. Ieri li ho fatti per la prima volta, mi sono riusciti bene. E speriamo che riescano bene anche oggi in diretta con voi. Li metto un attimo a posto. Ecco, io adesso devo collegare il microfono. Nel frattempo sto leggendo un po' di commenti. Collego il microfono. Se mi posto. Ok. Vado. Ecco qui. Ho il mio portatile vicino, così leggo tutti quanti i vostri commenti. E allora vi vado a presentare gli ingredienti per fare i nostri turdiggi cosentini. Scusate se dico tordilli, però al mio paese, che è di Pignano, si dice tordilli. Quindi perdonatemi se mi scapperà qualche volta. Soprattutto datemi i vostri consigli. Allora, per fare i nostri tordiggi, abbiamo bisogno di un bicchiere di vino bianco, un bicchiere di olio, un poco meno di un bicchiere, diciamo abbiamo tolto un dito di olio, un dito al bicchiere di olio, però un bicchiere della stessa dimensione, guardate. Poi buccia d'arancia, buccia di mandarino, un pizzico di cannella, proprio un pizzico, ed è un chiodo di garofano. Poi della farina, la farina va ad occhio. Noi diciamo che ieri nella prova che ho fatto ieri ho utilizzato circa 600 grammi di farina. No, no, in principio ne ho utilizzato 500, però mi sono reso conto che l'impasto era troppo morbido e in cottura perdeva la forma tipica del nostro tordiggio. Non lo so dire, scusate. Allora, iniziamo subito. Come prima cosa dobbiamo prendere un pentolino e mettere all'interno il bicchiere di vino, quindi un bicchiere di vino pieno e un bicchiere di olio scarso. Ok. Poi il chiodo di garofano e poi facciamo un po' di buccia di mandarino. Qualcuno non la usa, io utilizzo questo per fare la buccia. L'ho lavato prima, ovviamente. Buccia di mandarino e buccia d'arancia. Ovviamente ho cercato di togliere il bianco più possibile. Io non ci riesco perché sono un po' impedito, però vabbè, abbiamo deciso di fare insieme a voi un po' questa diretta. Adesso vi racconto una cosa. Allora, quindi mandarino da parte, arancia. Olio d'oliva, sì, esatto, MC, olio d'oliva. Ah, mia madre, Adalgisa, ciao, ma mi dice che è meglio usare il moscato invece del vino bianco. È vero, qualcuno utilizza moscato, qualcuno utilizza vino rosso, ma in principio pare che la ricetta tradizionale prevedesse l'utilizzo di acqua proprio, perché questa qui è proprio una ricetta povera. Io ho utilizzato un olio extravergine di oliva che mi hanno portato i miei. Allora, metto da parte, vedete, io ho messo nel pentolino la buccia di arancia, buccia di mandarino che noi utilizziamo per aromatizzare. Li passo 2 minuti nel pentolino. Mi raccomando, adesso lo facciamo un po' riscaldare. Fate attenzione, non fatelo troppo caldo perché altrimenti vi scottate quando impastate.
gli facciamo prendere, facciamo prendere un po' di odori all'impasto. Teresa dice del martini bianco invece che del vino bianco. Non lo so, sinceramente, però magari diteci voi che cosa ne pensate del vino bianco. Allora, vi devo dire una cosa un po' più seria. Avevamo deciso fino all'ultimo momento di non fare questa diretta che avevamo programmato già da diverso tempo, in segno di un po' rispetto per quello che è successo a Crotone. Però poi avevo pensato che era meglio regalarvi questa mezz'ora un po' di spensieratezza, perché in questo periodo di brutte notizie ce ne stanno pure troppe. Quindi in questa mezz'oretta stacchiamo un po' il cervello, divertiamoci e cuciniamo. Poi purtroppo dobbiamo ritornare alla normalità. E quindi, allora, salutiamo, un grosso abbraccio, mandiamo un grosso abbraccio, un grosso saluto ai nostri amici di Crotone. Abbiamo fatto già dei post con delle indicazioni per poterli aiutare e sostenere con il conto corrente del comune, intestato al comune per inviare qualche donazione, degli aiuti. Continueremo a fare nei prossimi giorni, quindi seguiteci per avere maggiori indicazioni. Allora, Renata dice che la ricetta antica è quella con il vino rosso. Sì, qualcuno utilizza il vino rosso, qualcuno utilizza. Io ho usato il vino bianco, qualcuno utilizza il moscato. Qui sta diventando un po' riscaldando, quindi non troppo caldo, mi raccomando, perché altrimenti vi ustionate. Devo togliere. Mi serviva un colino, adesso ho dimenticato il colino. Perché l'abbiamo fatto riscaldare, come avete visto, giusto qualche minuto. Io tolgo la buccia, le bucce e il chiodo. Mi serviva un colino, scusate, non ho utilizzato il colino, ma ne avevo uno di plastica brutto rosa e quindi ho detto non utilizziamolo, che è brutto da vedere. Quindi utilizzo la forchetta. Quindi via le bucce, via il chiodo, via il chiodo. E adesso iniziamo a impastare. Vi faccio vedere come si fa. Allora, dove se posso comprare buoni? Ah, buoni. Susi, guarda che non ci vuole niente a farli, ti faccio vedere io. Adesso versiamo questo composto che abbiamo preparato con il vino aromatizzato, vino olio aromatizzato con le bucce e con il chiodo di garofano. Lo versiamo all'interno della nostra bella ciotola grande, dove abbiamo messo 400 grammi di farina. Qui circa 400 grammi, i restanti 200 l'ho messi qua per utilizzarli nella spianatoia, perché una prima parte sia per far raffreddare questo composto e sia per aiutare a amalgamare, per non sporcarsi troppo le mani, lo faremo con un mestolo di legno. Quindi con il nostro mestolo di legno andremo a girare, buttiamo un po' di pizzico di cannella. La ricetta originale pare che non preveda né la cannella. Il mio amico Rodi mi ha detto non usare la cannella, non usare il chiodo di garofano, perché altrimenti ti lincio. Dov'è Rodi? Rodi, dove sei? Ecco, Sabatino dice moscato, chiodi di garofano e cannella, poi miele di fichi. Miele di fichi, c'hai ragione, io purtroppo il miele di fichi non l'ho trovato. Doveva portarmelo mia madre, ad Algise, che sta guardando, però purtroppo, non è potuta scendere per i motivi che voi conoscete, che conosciamo tutti. E quindi diciamo che forse dopo il 13 dicembre, il 3 dicembre, scusate, sono un po', c'ho la lingua un po' intortata. Dopo il 3 dicembre forse potranno venirmi a trovare, quindi ad Algisa, magari pure Zia Flavia non c'è, dov'è? No, Andrea, togli il commento fissato in alto perché non riesco a leggere i commenti. Quindi, Mafalda, ciao Mafalda, questa è la seconda volta che faccio i tordilli, quindi, tordigi, scusate, anche Mafalda dice tordilli, questa è la seconda volta, quindi speriamo che mi vengano bene, se no devo sparire. Allora, nel frattempo grazie Mafalda per le stelline, guarda, mi sono messo pure il coso qua con le stelline, ecco, grazie Mafalda per le stelline, 50 stelline.
Simone dice: se ti serve, mi edifica a disposizione. Grazie mille, Simone, sei gentilissimo. A saperlo prima, magari adesso per qualche. Tu scrivici in privato, per qualsiasi altra evenienza, magari ti contattiamo e ci fornirai tu il miele edifichi. Non so se vedete bene, magari mi avvicino, avvicino la telecamera, che dite? Il cellulare? Fiona, abbiamo la stessa cucina. Io continuo a impastare con il mestolo, con questo mestolo di legno, sia perché così nel frattempo si raffredda, sia perché così prende un po' di consistenza l'impasto e non ci sporchiamo. Vedete, grazie all'olio si stacca abbastanza facilmente. Allora, Maria, ti ripeto la ricetta. Noi per fare questi turdiggi utilizzeremo. Abbiamo utilizzato un bicchiere di vino bianco, poi un bicchiere scarso di olio, togli al bicchiere un dito più o meno di olio extravergine di oliva, poi buccia d'arancia e mandarino, un chiodo di garofano, poi un pizzico di cannella e farina quanto se ne prende, ma se ne prende intorno ai 600 grammi, 500-600 grammi. Io adesso inizio a impastare con le mani e piano piano aggiungo la farina. Fra poco lo butto sulla spianatoia così potete vederlo meglio. Grazie Stefania, grazie Daniela. Daniela dice beato chi ti piglia. Sì, vabbè, vabbè. Ok, vedete, allora io continuo a lavorare l'impasto, aggiungere. Io mi trovo meglio nella ciotola, c'è questo ciotolone grande. Butto sulla spianatoia così potete vedere meglio. Un po' di casino, scusate. Chissà se Simone mi guarda. Simone, è in parte questa ricetta tua, ti ricordi? Che l'hai fatta tu un paio di volte? Una volta il vermut, una volta utilizzando il vermut, una volta utilizzando il vino bianco. Poi tutto il resto è a vostra discrezione, di utilizzare la cannella, utilizzare. Qualcuno utilizza anche alle mie amiche di Pignano. Utilizzano anche le uova e il lievito per dolci, cosa che nella ricetta classica non si usa, però anche parlando l'altro giorno, ieri è stato, sì, ieri, con una cassiera della Despar, mi ha detto che lei utilizzava le uova e il lievito, una cosa che non utilizziamo noi. Non utilizziamo assolutamente lo zucchero. Lo zucchero non va messo perché noi utilizzeremo il miele, verranno ricoperti di miele, quindi il dolce verrà dato dal miele. E questi turdiggi saranno tipo dei biscotti che prenderanno poi il sapore del miele. Il bicchiere, allora, Teresa. Il bicchiere praticamente, se vuoi sapere qual è il bicchiere, è questo, vedete, il bicchiere della Nutella praticamente, quello che si trova in questo momento in circolazione, è in vendita con i vasetti piccoli di Nutella, ma qualsiasi bicchiere va bene, più o meno i bicchieri di acqua hanno la stessa dimensione. L'importante è che come metodo di misura utilizzate lo stesso bicchiere. Grazie Andrea per aver inviato altre 10 stelline. Quante stelline abbiamo raggiunto? 110, grazie. Ogni stellina vi ricordo che è un centesimo di dollaro che Facebook invierà a noi. Io già ho quasi finito tutta la farina. Chissà se. Andrea, mi dici se l'impasto è buono? Grazie Antonella. L'impasto, mi raccomando, deve essere morbido, però non appiccicoso. E nemmeno troppo duro, perché altrimenti vi verranno delle pietre. Sì, quelli con le uova sono le scaligge, però io adesso guardate, mi sa che sì, Veronica. Allora, in teoria dovremmo farlo aspettare.
farlo riposare un po'. Io prendo un altro po' di farina. Farina, utilizzate una farina comunissima 00. Io ho utilizzato questa della Lidl praticamente. Quindi. Grazie Giovanni. Mettiamo un altro po' di farina che è meglio. Adesso proveremo, fra poco faccio incorporare questo po' di farina, quindi siamo sui 650 grammi. Ok, ci siamo. È bella consistente, vedete anche quando faccio il pugno prende la forma, quindi facendo una prova con il rigagnocco dovremmo farcela. Sì, Dora, infatti prima erano molli, però adesso dovremmo esserci. Giovanni mette anche l'uovo. Mi raccomando, voi se provate questa ricetta, ma comunque anche l'altra ricetta, postatele poi nei commenti di questo video, anche nei prossimi giorni, oppure inviateci le vostre foto. Adesso provo, faccio una prova di... Oddio, dimentico sempre qualcosa. Prendo un coltello, taglio un pezzettino di impasto. L'impasto in teoria dovrebbe stare un po' a riposare, 10 minuti. Infatti i primi non saranno buonissimi perché io adesso sto facendo in fretta per farvi vedere la ricetta, però vabbè, sì, va benissimo l'impasto, quindi abbiamo utilizzato più o meno 600 grammi di farina come ieri. L'impasto no, Rosario, anche il bello di fare queste cose è la manualità, quindi no, ho sbagliato. Li facciamo grandi più o meno 2-3 dita. Proviamo con il rigagnocco, proviamo, è buono? Andrea, che dice? Buono? Sembra buono. Rosetta, ha utilizzato una farina 00. Classica 00, tipo in questo caso, questa della Lidl. Vi ripeto, è una ricetta molto povera. Una ricetta classica, povera, quindi non c'è bisogno di ingredienti tanto sofisticati. Anzi, pensate che addirittura nella ricetta classica non era previsto nemmeno il vino, pare che non fosse previsto nemmeno il vino, ma addirittura l'acqua. Mi raccomando, senza zucchero. Adesso facciamo così. Che dici, Andrea? Metto l'olio? Metto l'olio per friggere. Grazie per i complimenti, grazie Giovanni. Sosteneteci anche inviando le stelline. Per ogni stellina Facebook ci invierà a noi un centesimo di dollaro. Faccio un po' di spazio qua. Nell'altro senso li devo rigare. Ah, adesso provo. Cioè, nel senso. Chi è che? Anna, così? Da questo lato, non da questo. Adesso provo. Adesso provo. Però, fra 2 secondi, inizio a fare inizio a scaldare l'olio. Anche perché dopo va fatto il miele. C'è una domanda da New York. Sì, sono cookies con il miele. Ok, mia madre mi dà il suo consiglio di lasciare il pezzettino nell'olio. Allora, adesso, quindi un pezzettino rigato così. Però c'era una ragazza che diceva di rigarli in un altro verso. Ma lo sai che sono pure belli, guarda. Aspetta che vi faccio vedere. Andata così, rigate così. Però, che dice Andrea? Bellini, rigati nell'altro verso. Grazie per il consiglio. Se avete altri consigli, inviateli pure, scriveteli pure nei commenti. Bella sta forma, mi piace, grazie. Metto a fare l'olio, metto a friggere l'olio, cioè metto a riscaldare l'olio. Prendiamo una bella padella, olio di semi di girasole, abbondante, accendiamo il gas. Ok. C'è il gas.
Nel frattempo c'è il gatto che dorme di là. Se si sveglia, poi ve lo faccio vedere. Grazie Antonella. Ma tu l'hai riconnessa già l'altra volta, Antonella. Grazie mille. Grazie per i complimenti, grazie per i vostri suggerimenti. Speriamo che vengano buoni. Mi raccomando, se li fate anche voi. Vai, ci ho messo più o meno un litro di olio, forse ho esagerato, non lo so, però vabbè. Mi raccomando, l'olio dopo riciclatelo. Qui nessuno manda stelline, vabbè. Grazie Andrea che ha mandato stelline, grazie per averci pensato. Allora, come mo' c'è un piccolo dibattito sulla forma. C'è chi preferisce la forma in orizzontale, diciamo, la forma in verticale. Io prendo la pallina, come mi ha detto mia madre, e la butto nell'impasto, così nell'olio, così vediamo quanto saranno pronti. Nel frattempo io continuo a fare le forme. Dopo, prima di metterli nell'olio a friggere, poi dobbiamo ricordarci di farci un'altra girata. Li faccio un po' orizzontali e un po' verticali, ma pure verticali sono bellini, sapete. C'è una forma un po' diversa. La padella è un po' più alta, c'è ragione, però quella padella più alta era, ce l'avevo piccola. Quindi non potevo. Facciamone altri due. Questo è il miele che utilizzerò dopo. Lo dobbiamo un attimo riscaldare. Allora, Virginia, ti ripeto la ricetta. Aspetta che metto a posto questa e ve la ripeto. Prendete carta e penna nel frattempo così ve la segnate, questo non va bene, aspetta che ci faccio un altro giro di impasto. Grazie Luigi. Allora, ripeto la ricetta, scrivetela, un bicchiere di vino bianco, è facilissimo, un bicchiere di scarso di olio di extravergine di oliva. Poi, buccia d'arancia e di mandarino, chiodo di garofano, cannella e farina quanto se ne prende, ma più o meno 600 grammi. Oh, c'è panificio, c'è Sofia. Sofia, sei tu. Sofì, quando ci liberano dobbiamo fare una bella diretta insieme. Magari ci fai vedere come fai il pan di Spagna, non tutta la ricetta ovviamente, perché la ricetta so che è un segreto, la ricetta del pan di Spagna di Pignano, però magari ci fai vedere qualcosa. Che dici, Sofì? Sì, Antonella, l'olio deve essere leggermente meno del vino, un dito più o meno del vino. C'è qualcuno che fa la stessa misura, però io li ho fatti così ieri, mi sono trovato molto bene, anzi, fra poco vi faccio vedere come sono belli friabili, non sono duri, non sono appiccicosi, sono belli, sono molto molto friabili, mi sono piaciuti. Fateli anche voi, provateli anche voi e fatemi sapere come vi vengono, ovviamente in posta privata oppure nei commenti, ancora meglio, scrivetemi. Se avete qualche dubbio o consiglio, così vi risponderò o io oppure Andrea, vi risponderemo e vedremo come potervi dare qualche consiglio, qualche aiuto. Sì, sono friabili, sono praticamente, devono essere dei biscotti. Sono dei biscotti praticamente, sono una versione antica, povera, di semplici biscotti che vengono fatti per Natale a Cosenza. Grazie Eva, anche tu li fai così. Antonella, davvero? L'avevi scritto in privato sulla pagina? Scusami, vado a controllare. Appena finisce la diretta, vado a controllare. Andrea, tu ricordami. Antonella Novello, dobbiamo controllare i messaggi perché scrivete in tanti. Purtroppo io. Allora. Poi vi dico un'altra cosa, io essendo insonne, molto spesso purtroppo prendo il cellulare di notte, guardo le notifiche, magari leggo i messaggi, poi penso, non posso rispondere adesso perché sono le 3, le 4 di notte, la gente mi piglia per pazzo, quello che sono,
E quindi meglio se gli rispondo domani mattina, poi la mattina dopo mi dimentico di rispondere perché nel frattempo sono arrivati altri messaggi. Scusami, scusami Antonella. Li facciamo più o meno 2 3 dita. Come se fossero i gnoccoloni. Poi a qualcuno piace più grosso, qualcuno un po' più piccolo. Poi a discrezione, l'importante è che non mettete olio, non mettete, scusate, non mettete lievito perché questa ricetta non prevede lievito. Allora, Anna, grazie Carmina Altomare della casa dell'A sull'albero. Anna, ti dico, allora, la ricetta la trovo sicuramente dopo alla fine della diretta potrai rivedere tutto quanto il video da capo. Però il procedimento è molto semplice, proverò a spiegartelo fra poco. Allora, quindi abbiamo preso un bicchiere di vino bianco, un bicchiere scarso, diciamo occhio e croce con un dito in meno di olio extravergine di oliva. Poi buccia di arancia, buccia di mandarino, un chiodo di garofano. L'abbiamo fatto riscaldare un po' insieme per far prendere l'aroma di questi ingredienti e li abbiamo versati all'interno della farina. Farina 00, più o meno 600 grammi in totale. Grazie Roberta. E poi abbiamo impastato fino a ottenere un impasto modellabile. Ecco, modellabile. Non tanto morbido, non tanto duro. Qua l'olio, no, tranquilla, ma c'è mia madre che mi sta controllando. Mia madre che scalpita, che vuole venire in diretta con me. Magari per metà dicembre vediamo di fare qualche diretta insieme. Grazie, Rosetta, ci stai seguendo da Parma. Mi raccomando, se riprovi a fare... Mandaci le fotografie oppure, ancora meglio, taggaci nelle tue storie di Instagram e noi ti ricondivideremo. Quindi siamo anche su Instagram, ovviamente, lo sapete. Cosa in Zap, su Instagram, su Facebook, su YouTube, c'è l'app. Insomma, siamo ovunque. L'olio... Allora, l'olio è quasi pronto. Allora facciamo così. Io mi sposto. Sposto tutto... Sposto tutta la situazione di qua. Ecco, così continuo a fare tutto qua. Sposto la telecamera, cioè telecamera, il telefono. Oh, avete mandato soltanto 190 stelle. Si vede bene? Perfetto. Prendo il vassoietto con la carta fritti, lo metto qua, prendo la sciumarola e mi preparo a friggere. Allora facciamo un altro, prima di versarli facciamo un altro giro di rigagnocchi. L'olio... E così così. Allora, Simona, la nostra amica, diciamo l'inventrice che ci ha dato questa cosa, questa ricetta, dice che la frittura deve essere dolce. Sì, adesso frigge. Un altro giro di rigagnocchi e versiamo. Fino a quando poi non saranno dorati. Oh, siamo arrivati a 200 stelline, grazie. 200 stelline equivalgono a 2 dollari. Grazie, questo qui è nell'altro verso. Ci facciamo un altro bel giro, così si tengono. Siamo ancora più sicuri che non perde la forma. Io ieri ho fatto la prima prova, diciamo, ho dovuto fare una prova e mezzo, perché la prima prova è fallita. Quando ho visto che l'impasto era troppo morbido, sono venuti degli sgorbi deformi e li ho dovuti buttare. Poi per fortuna Andrea mi ha videochiamato e mi ha dato dei suggerimenti. Quindi l'impasto lo dovete fare
dovete fare abbastanza, diciamo, malleabile, nel senso un po' plastico, deve sembrare un po' plastilina, vero Andrea? Allora, vediamo che c'è che sto scrivendo. Siete in tanti, grazie per fortuna. Oggi siete in tanti, siamo tutti, quindi vuol dire che siete tutti a casa, siamo tutti quanti a casa, mi raccomando, facciamo i bravi. Condividete la diretta se vi piace, condividetela con i vostri amici, condividetela anche nei gruppi, su WhatsApp. Io qua continuo. Stanno venendo una meraviglia. No, no, va bene così la farina, Alessandra. Se ho messo, se metti poca farina, tu te ne accorgi dal fatto che i tordigi perdono la forma. Invece no, per fortuna la forma la stanno mantenendo. Anzi, devo dire la verità, la forma è migliore di quella di ieri. Anche perché una parte di quelli di ieri l'ho messa, l'ho tenuta ancora da mielare perché devono aspettare almeno una notte per essere ammielati. Quindi aspettate una notte prima di ammelarli. Anzi, qualcuno li ammiela appena si raffreddano un po', però ci sono diverse, anche su questo ci sono diverse scuole di pensiero. La scuola di pensiero di casa mia dice che devono riposare una notte, si devono riposare, devono asciugarsi, così poi vengono ammielati bene qua. C'è un po' un problema. Vediamo se ci riesco. Vedete come friggono qua? Vi faccio vedere. Guardate come sono belli. Raffaella, allora la ricetta ve la ripeto fra poco. Se rimanete connessi vi ripeto ancora fra qualche minuto la ricetta. Non so se si vede bene il dettaglio di come sono belli rigati, belli, belli, belli. Mi stanno facendo pre yaoi. C'è sta coppia questa. Intanto controllo che state scrivendo. C'è qualcuno che li passa, Marinella, Mariella, li passa nel vino cotto. Interessante da provare. Ovviamente mandate, commentate anche con le vostre fotografie, se avete fotografie anche di repertorio, pubblicatele sotto nei commenti, così scambiamo un po' qualche opinione, qualche idea, qualche consiglio. Insomma, cioè, facciamo, impariamo cose nuove della nostra cultura, no? Perché anche questo fa parte della cultura nostra che non si deve perdere. Non facciamola perdere, mi raccomando. Quindi non, ovviamente, vabbè, sosteniamo l'economia comprando prodotti locali, però non dimentichiamo come si fanno, no? Come vengono preparati i dolci del Natale, come in questo caso i tordigi. Faremo anche le scalille o le scaligie. Faremo anche i chinuligi. Ne faremo un po', vediamo se Zia Flavia è specializzata in chinoligi, è bravissima a farli, fa sempre, ne fa un sacco, dolci di Natale, oltre quelli. Vediamo se li farà in diretta qui con noi, con mia madre, faremo un po' di feste e di zimpunia tutti insieme, vediamo se ovviamente nel rispetto dei vari decreti e delle varie indicazioni e limitazioni per cercare di combattere sto virus maledetto, schifoso, fitoso che dobbiamo debellare assolutamente, no? Quindi taglio più o meno tre dita. Poi dipende, qualcuno lo vuole più grosso, qualcuno meno. Altri li fanno con il lievito, però questa ricetta, ripeto, questa ricetta è molto povera, quindi non prevede niente di complicato, sofisticato. Che cosa mi state scrivendo? Giampaolo, quale posto? Hai visto, Andrea? Hai visto come sono diventato bravo?
Cioè, mi sto stupendo di me stesso, non lo so com'è stavolta, oggi mi sta venendo bene per fortuna. Sarà che non l'abbiamo annunciata tanto perché ogni volta mi mettono un pitch, quindi le cose mi vanno storte. Stavolta sta andando bene, però devo aspettare prima di dire l'ultima. Ovviamente poi appena finisco li vado a portare a Giusy, se c'è collegata, Giusy, Ornellina. Se ci sono, ci siete? Giusy, ci sei? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ecco qua. Guardate com'è bello. Allora, quanto devono cuocere? Devono cuocere giusto il tempo della doratura. La cottura deve essere. Allora, secondo Simona, la nostra amica, proprietaria della ricetta, diciamo, quella che c'ha, dalla quale abbiamo preso ispirazione per la ricetta, perché lei utilizzava tipo il vino rosso, il vermouth. Secondo Simona la cottura deve essere lenta e molto dolce, dolce, quindi devono cuocere piano piano per circa mezz'ora, secondo Simona. Qualcuno poi utilizza, come Maria, la mamma del mio amico Andrea, cioè qualcuno utilizza esclusivamente olio d'oliva, noi utilizziamo olio di semi di girasole, ancora meglio di arachidi, però. Girasole diciamo che costa un po' meno, è un po' più commerciale. Quindi olio di semi di girasole ha una cottura media fino a quando non vedrete che sono dorati. Insomma, anche perché poi per cuocere dentro ce ne vuole un po'. Quindi rischiate di poi ritrovarvi con qualcosa di crudo. Fra poco passeremo alla fase successiva. Io adesso toglierò i primi dal fornello e poi passeremo con la mielatura, perché ieri ho lasciato alcuni li ho lasciati bianchi senza miele, apposta per farvelo vedere, perché devono riposare, meglio se riposano una notte, anche perché se li fate caldi rischiano di sfarinarsi, di rovinarsi, di rompersi. Quindi aspettate una notte e poi fate la mielatura. Vediamo cosa scrivete qua. Ok, Rosario scrive che mischia olio di semi con olio di oliva. Sì, quindi potete fare come vi viene meglio, insomma. L'importante è basta friggere. Ah, c'è la mia amica Federica ieri, l'ho vista alla Lidl. Io ormai c'è rimasta soltanto sta gioia, quindi andiamo soltanto in giro per supermercati. L'ho vista alla Lidl a Federica e mi ha detto: sentite, tremate, qualcuno di voi forse lo farà, quindi ditemi il vostro procedimento. Federica li fa al forno. Cioè, questi sono al forno. Qualcuno li fa al forno? Oi, ma li do a Giusy e a Ornellina dopo. Ditemi, qualcuno li fa al forno? Grazie Francesca, vi dico di nuovo la ricetta. Anzi, la ricetta l'ha scritta Andrea nei commenti proprio adesso. Quindi prendetela là. Frank ci ha inviato 100 stelle, grazie mille Frank. La ricetta l'ha scritta, vi ripeto, l'ha scritta Andrea, però. Allora, qui sono quasi pronti. Sono quasi dorati. Andrea, che dici? Aspetta che vado vicino. Che dite, li posso togliere? Si devono biscottare, devono venire dei biscottini. Ciao Frank, grazie mille per le stelline, siamo arrivati a 320 stelline, oggi record. Ciao zio Fla, poi li facciamo insieme qualche dolce. Allora, quindi Rosaria, Anna li fanno al forno.
Sono buonissime e non fanno male. Sì, hai ragione. Avete ragione, non fanno male. Adesso li togliamo, va? Togliamo questi. Che dite? Andrea, che dici? Si possono togliere? Qua sta colando olio. Sono buono? Sono buoni? Bah, io direi che sono buoni. Che dici, Andrea? Che dite? Sono buoni? Assunta, sto facendo i cuccurieggi, sono dei dolci natalizi. Ah, Gianni dice di metterli un altro poco a cuocere. Mettiamo un altro po' a cuocere, vai, te. Infatti un po' sono bianchi, però aspettiamo, dai. Lievito non ce n'è. Qualcuno dice togli, qualcuno dice metti. Sì, togli, Andrea dice togli, quindi io li tolgo. Tolgo i primi, così inforno i secondi, cioè, nel senso, metto a friggere i secondi. Carta per fritti. Fra poco passeremo alla mielatura. Metto a friggere quelli nuovi, diciamo, e metto a mielare quelli vecchi. Ok, Andrea, sono turdiggi, i dolci tipici di Natale nostri. Come fate a non sapere che cosa sono? Allora, facciamo un altro giro di rigagnocchi. Via. E adesso vi faccio vedere questi che abbiamo appena tolto. Facciamo un altro giro di commenti. Vi ripeto la ricetta nel frattempo, visto che la chiedete in tanti. È semplicissima, proprio semplice semplice, me la ricordo a memoria addirittura. Un bicchiere di vino bianco, un bicchiere con meno un dito di olio extravergine d'oliva, buccia di un'arancia, buccia di un limone, poi chiodi di garofano, un chiodo di garofano, poi cannella. È circa 500-600 grammi di farina, wow, più 600-650 forse. In teoria la ricetta è ad occhio, come vedete non ci stanno. La ricetta non prevede tipo in grammi, l'olio in grammi o il vino in grammi, millilitri, perché appunto è una ricetta tradizionale, povera, che si faceva un tempo, quindi un tempo queste le unità di misura per le casalinghe comuni non esistevano, nel senso non avevano tutti quanti il dosatore graduato, quindi si basavano così ad occhio con la farina e con i bicchieri per quanto riguarda i liquidi. Mi raccomando, i bicchieri prendeteli della stessa dimensione, io ho utilizzato quelli che si trovano adesso in vendita con i vasetti piccoli di Nutella. Qua ce ne vanno ancora, quindi friggo, friggo, friggo. Fra poco mieliamo, mieliamo, mieliamo. Io non ce l'ho il miele di fichi, quindi non mi sgridate. Ho un classico miele, però è un miele che mi hanno portato i miei, quindi è un miele buono fatto da un apicoltore amico dei miei. Qua ce ne vanno ancora. Turdiggi, sì, zia Flavia dice turdiggi, però zia Fla, io mo, il fuoco è troppo alto, quindi l'abbasso un po'. Zia Fla, lo sai, da Di Pignano, quindi sono di Di Pignano, a Di Pignano si chiamano turdilli. Scusatemi se mi è scappato in questa diretta il turdilli, anche se siamo su Cosa in Zappo, Cosenza, lo so, la diretta è così, però essendo di Di Pignano, originario di Di Pignano, perché ora abito a Rende da un po' di anni, mi viene da dire tordilli. Quindi facciamo
il nostro serpentello, facciamo gli ultimi con un riga gnocchi che ieri ho trovato alla Despar. Non l'ho trovato da nessuna parte, lì sono riuscito a trovarlo. Vi faccio vedere adesso, vi faccio vedere questi che ho tolto. Guardate questi che ho tolto come sono belli. Grazie Anna dal Canada, ciao. Condividete se volete anche con i vostri amici la diretta, così commentiamo insieme con loro perché sono ancora in tempo per connettersi e guardare il procedimento, vedete? Alcuni c'hanno la striscia orizzontale, altri la verticale. Però io adesso faccio una cosa. Proviamo a... Non so più dove è il pentolino. Non trovo il pentolino. Aspetta, scusate, non trovo il pentolino. Ah, ecco. Facciamo la mielatura. Quindi prendiamo... Facendo molta attenzione, prendo quelli che ho fatto ieri. Ecco, quelli che ho fatto ieri. Li vedete? Questi li ho fatti ieri. Vedete che sono belli rigati perché... Mi raccomando, questo è fatto ieri, mia madre chiede di aprirlo, però vabbè, io voglio aprire questo qui che ho già fatto, guardate. Questo qui che ho fatto ieri. Prova. Oh. Come sono belli biscottati. Questo lo metto qua. Adesso prendiamo il miele. Scusate, ma ho le mani appiccicose. Non mi si apre il barattolo. Aiuto. Aiuto, non mi si apre il barattolo. E mo? Panico, non mi si apre il barattolo. Io lascio qua a friggere. Guardatemi il fritto voi, perché io mi vado a lavare le mani, perché ce l'ho troppo appiccicoso. Sto lavando le mani. Sono un attimo in bagno a lavare le mani perché sono troppo appiccicose e non riesco ad aprire il barattolo. Eccomi. Arrivo. Ci siete? Dov'è? Ecco. Siamo arrivati a 330 stelline. No, ma perché non l'ho aperto prima? Mannera miseria, non riesco ad aprire il barattolo. Ecco, se... momenti di panico, adesso si è aperto il barattolo, quindi prendiamo il miele, accendiamo il fornello un attimo, dov'è? Prendiamo il miele e lo facciamo, ecco, troppo esagerato, il miele lo dobbiamo far sciogliere, però mi raccomando non lo fate sciogliere, cioè non, una volta sciolto spegnete il fornello perché altrimenti si caramellizza diventa troppo. Vedete, adesso si sta già sciogliendo perché basta pochissimo per farlo sciogliere. Mmm.
Allora, più da vicino, chi è Anthony? Vediamo se riesco. No. No, scusate però. Sì. Allora, si è sciolto, guardate com'è bello sciolto, che è molto acquoso. Io spengo e ci butto qualche turbillo. Inizia a girare. Inizia a girare fino a quando non vedete che si sono presi di. Sono presi abbastanza miele. Poi io utilizzo una pinzetta per prenderli e farli un po' scolare. Vedete? Sono belli ammielati. Ok, è piatto. Scusate, ho utilizzato questo piatto perché ho dimenticato di prendere. Qualcosa la dimentico sempre. Ho dimenticato di prendere il piatto più bello. E quindi ci dobbiamo accontentare di questo piatto casalingo. Fra poco li farciremo con dei diavoletti. Con vostra fantasia, a vostro piacimento, potete utilizzare delle palline di zucchero. Allora, Anna, sai, devono. Qualcuno dicevo, qualcuno dice che devono cuocere mezz'ora, come Simona, devono fare una frittura dolce. Io li faccio cuocere fino a quando non si colorano, non vengono dorati. Come vedi in questo caso, guarda, vedi? Sono dorati e dentro sono ben cotti. Beh, guardate come sono friabili, sono dei biscotti, sono effettivamente dei biscotti, belli friabili. Ah. Da soli così non sanno di niente, ovvio che dovete metterci un po' di miele, di api o di fichi. Quello che avete a disposizione. Un altro giro di miele. No, Giuseppina. Giuseppina, quella fatta con il lievito di birra. Diciamo che non è quella tradizionale. Quella tradizionale, quella originale, quella vera calabrese è questa. Calabrese, cosentina, e questa qui senza lievito, con solo olio, vino bianco o moscato o rosso o vermut, insomma qualcosa di aromatico, e farina. Poi noi abbiamo aumentato anche il fattore aroma, diciamo, aggiungendo la buccia di mandarino, la buccia d'arancia e come si dice? È il chiodo di garofano. Prova a girare, a fare un giro. Andrea mi dice di fare un giro, di girarli, però sinceramente galleggiano qua, Andrea. Io ci ho messo tanto olio perché così almeno venivano totalmente ricoperti. Però purtroppo qualcuno si è gonfiato e galleggia. Mettiamo nel miele quest'ultimi. Vediamo se mi basta il miele. Sì, li ho girati, Deborah, però galleggiano, non lo so, come devo fare? Guarda, stanno galleggiando. Cioè, io anche se li giro dall'altro lato, si girano comunque. Qualcuno ci stanno girando, guarda. Ecco, si rigirano dall'altro lato, sti schifosi. Girati, 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 girati. Ah boh, li gira. Voi li dovete girare, insomma. Per fare una cottura. Ovviamente io ho messo tanto olio. Per farli
cuocere meglio. Andrea, dimmi tu, il bollettino quant'è oggi? È uscito il bollettino, mi hanno detto, così diamo un'informazione live. Speriamo i contagi siano diminuiti. Speriamo di uscire presto da questa situazione, ormai non ne possiamo più, non ne può più nessuno, non ne può più le persone che purtroppo hanno perso il lavoro e che sono a casa. Allora, nel piatto poi vi conviene metterli più distanti, io ho fatto un po' un guaio. Più 444 oggi, purtroppo. Va bene, mettiamo i diavoletti qui. Belli? Beh, abbiamo finito. Che devo fare? Io ancora continuerò a friggere qua. Vedete? Adesso vi avvicino qua. Prova a zoomare. Allora. Eccoli qua, vedete? Si vedono? Allora, vi ripeto la ricetta. Segnate tutte. Segnate. Ah, con la Nutella sono buoni. Che meraviglia. Li devo provare. Li devo provare. Allora, segnate tutti. Qui abbiamo i tre. Allora, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere scarso di olio di extravergine di oliva. Scarso nel senso che togliete un dito più o meno. Mettetelo un po' a riscaldare, questo composto di olio e di vino bianco, mettetelo a riscaldare con una buccia di mandarino e buccia di arancia. Riscaldatelo un po', fatelo a infusione, fategli prendere gli aromi e poi metteteci anche un chiodo di garofano. Poi impastate con della farina 00, circa 600 grammi in totale, e poi fate la forma di questi super gnocconi giganti, in base ai vostri gusti, e friggete in abbondante olio di semi. Io ho utilizzato semi di girasole, però molti utilizzano olio di arachidi, oppure come ci hanno detto prima nei commenti un'amica ci ha detto che utilizza un olio misto. Insomma, vedete quale vi viene meglio per friggere. Leggo qua che c'è Alba dice che chiede quelli con l'uovo. Quelli con l'uovo, allora facciamo una cosa. Ci sono le amiche di Pignano. Le amiche di Di Pignano, che tempo fa li hanno fatti con noi, in piazza. Abbiamo fatto un video, lo pubblicheremo in questi giorni, così lo potrete vedere. Probabilmente già domani pubblicheremo questo video, così potete vedere il loro procedimento dei turdiggi, anzi, loro li chiamano turdigli. Che è con le uova, con il lievito, e quindi insomma, ovviamente se avete anche voi dei consigli su come prepararli, inviateceli e commentate qui sotto il post con le foto, con le vostre foto e niente, io mi mangio un tordillo. Se avete qualche domanda. Guardate che belli. Quanto
Quanto tempo è passato? Da quanto tempo siamo in diretta? Un'ora. Qua stanno continuando a friggere. Ma perché non vi postate adesso qualche fotografia dei vostri tordigi? Se avete qualche foto, anche foto vecchie, non importa. A Toronto nevica, che bellezza, Frank. Anche qui è nevicata in Sira, lo sai? Ovviamente, se avete anche delle ricette voi da suggerirmi, ditemelo, così magari proverò a farle, ma soprattutto magari mi piacerebbe fare un giorno, fare le dirette di cucina insieme a qualcuno di voi proprio qui, appena sarà possibile fare le dirette qui. Che dite? Vi andrebbe? Tipo per cominciare, io vorrei fare i cugurigi con Federica, che ho visto ieri al supermercato alla Lidl. E quindi vorrei provare a farli con lei perché là li fa spesso e li fa molto buoni. Adesso io li caccio, questo li tolgo. Sono belli biscottati, non so se si sente il rumore, sentite, aspetta che faccio sentire. Sentite come sono belli biscottati. Che state scrivendo? Lina, grazie a tutti, siete in tantissimi oggi collegati, mi fa molto piacere. Condividete la diretta se vi piace, invitate i vostri amici, inviate anche le vostre stelline per supporto, per ogni stellina che invierete Facebook invierà a noi un centesimo di dollaro, quindi diciamo che è un piccolo segno di gratificazione nei nostri confronti. No, questi qua li lascio ancora un po'. C'è qualcuno che è un po' bianco, però vabbè. Quindi, altro giro di rigagnocco prima di metterli a friggere e friggiamo. Giro di rigagnocco e friggo. Faccio vedere. Si vede? Giro. Un altro. Grazie Frank. Sei vero e gentile. Inviatemi le vostre ricette o suggerimenti per le prossime dirette. Io ne vorrei fare una ogni domenica pomeriggio. Che dite? Ogni domenica pomeriggio facciamo una diretta di dolci nostri tipici natalizi, almeno fino a Natale. E magari pensiamo anche a fare qualcosa per il cenone, che dite? Mamma mia, con sto cappello sto sudando, mi sudano pure i pensieri, mi sudano. Facciamo la prova del 9, proviamo ad aprire uno di quelli già. Questi sono stati sfornati poco fa. Oh, aspetta, aspetta. Chi è che ci ha inviato 50 stelle? Grazie a tutti per le stelline. Più tardi, appena finisco, ringrazio tutti. Allora, eccolo aperti. Guardate, sono belli friabili dentro. Sono belli. Sentite? Sentite come mordo? Sono belli, sono molto friabili, guardate dentro come sono. Si vede? Sono molto friabili e molto asciutti. Ciao Gisella. Allora. Ciao Zeli. Zeli, tu che dolci sai fare, Zelisa?
Tu che dolci sai fare che li facciamo insieme? Facciamo con te, zia Flavia e zia Flavia è mia madre, facciamo le cose insieme, che dici? Ah, si è collegata Simona, la figlia di Giussi. Simo, fra poco ve li vengo a portare, ci siete a casa? Andrea mi chiede di Orlando. Orlando, che è il gatto, sta dormendo. È un po' irrequieto in questi giorni. È un po' parecchio irrequieto. Mi sta facendo un po' penare. La notte mi sta svegliando alle 5. Come devo fare? Mi sveglio alle 5 che vuole uscire. A me dispiace tenerlo segregato in casa, anche perché non è natura dei gatti, degli animali, quindi è meglio lasciarlo libero. Però come devo fare per non farmi svegliare alle 5? Franco, Angela via piana. Angela, tu sei quella che hai fatto i tordilli a Di Vignano, quindi pubblicherò il tuo video. Domani probabilmente, quel video che abbiamo fatto insieme a Di Pignano un anno e mezzo fa, forse, tanto tempo fa, quando non potevamo stare vicini. Allora, invece c'è Simona. Simona. Allora, Simo, che fra poco vengo. Ti vengo a portare i tordilli a te, a Giusy, e poi salgo un attimo da Ornellina. Allora, i cuggiorieggi volete pure, va bene, segniamo. Quelli lì sono un po' più complicati da fare in diretta perché dovrò fare le varie fasi, però ci proveremo. Hai ragione, chiudi la porta della tua camera. Che a proposito di chiudere la porta della tua camera, mi ha fatto ricordare che adesso ho lasciato tutte le porte di casa aperte, cioè interne. Meglio che apro quella di fuori. Mamma mia, cioè, non posso aprirle. Che guaio, che guaio, che guaio. Mi puzzerà tutto di fritto, come devo fare? Vabbè, io adesso sapete che faccio? Allora, aspettate qua, che vi devo presentare una persona. Sai che è una persona. Secondo, arrivo subito e vi diciamo una cosa. Arrivo. Allora, saluta, ciao, è timido. Hai capito? Hanno detto che stanotte ti devo far dormire con la porta chiusa. Cioè, io devo dormire con la porta chiusa. Allora, Orlandi, ci dici la ricetta? Eh? Ce l'ho scritta qua, ma. Pia la ricetta. Leggi. Leggi la ricetta. Allora, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere scarso di olio extravergine d'oliva, guardate che trippa. Poi, vaporetto tordil. Buccia di un arancia e mandarino, un chiodo di garofano, cannella, un po', un pizzico di cannella, circa 600 grammi di farina e poi il miele, miele di api o di fichi, ancora meglio per. Va bene, saluti, salutiamo, c'è sonno? Vai a dormire? Vuoi mangiare? Lui mangia da, guardate che panza che c'ha. Guardate. Ciao, grazie a tutti per aver guardato la nostra ricetta, per aver visto la nostra diretta. Saluto Orlandi. Ciao. Mi vuole uccidere. Devo andare a cacciare quelli. Mi raccomando, mandateci nei commenti le fotografie dei vostri tordigi. L'ancora stanno friggendo.
Ne approfitto per aprire la finestra. Guarda. Così dobbiamo prendere un po' di aria. Mamma mia, che puzza di fritto. Puzza di fritta fino alle ossa. Allora, mettete nei commenti le vostre creazioni, i vostri turdiggi, vero? Io e Orlandino apprezzeremo. Poi inviateci i vostri suggerimenti per le prossime dirette. Cosa possiamo fare la prossima settimana, la prossima domenica? E niente. Grazie a tutti per le condivisioni, per le stelline, per aver visto fino a questo momento. Ci vediamo domenica prossima, vero? Tintinnificando niente. Oh! Giovino. 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 Niente. Non gliene frega niente. Ciao. Ciao a tutti.